Buon anno a tutti! Questo è il primo video dell'anno e sarà molto particolare, infatti parleremo di un argomento che riguarda tutti voi. Si tratta degli errori che si possono fare durante un rilievo topografico. Come ben sapete, un rilievo topografico mira a rappresentare una porzione della superficie terrestre. Per questo i topografi utilizzano tecniche e attrezzature apposite per poter ottenere distanze, coordinate e misurazioni in modo da poter rappresentare il tutto su un piano topografico. I dati sul campo per natura presentano errori. Questi errori sono inerenti alla lettura o all'ottenimento delle misurazioni. Detto questo, è responsabilità del professionista conoscere questi errori e le loro principali cause, in modo da poter stabilire la gravità e decidere se questi errori possono essere corretti oppure vanno fatte ulteriori misurazioni. In questo video parleremo proprio di questi errori, su quali sono e come possono essere evitati. Possiamo dividere i nostri errori in tre gruppi principali: strumentale, naturale e personale. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, provengono totalmente da fattori naturali, quali il vento, la temperatura, la pressione atmosferica e l'umidità. Per prevenire questo errore, la cosa più importante da fare è eseguire misurazioni multiple in modo da poter confrontare i vari dati ottenuti e magari ottenere un risultato ottimale attraverso una griglia aritmatica. Il secondo riguarda la strumentazione, ovvero ciò che si sta utilizzando per effettuare queste misurazioni. Riguarda la qualità intrinseca degli strumenti. Possono essere danneggiati, oppure avere difetti di fabbrica, oppure essere inutilizzati per tanto tempo, o ancora non aver avuto abbastanza manutenzione come richiederebbe. Oppure, molto più semplicemente, manca della calibrazione. Vi posso fare alcuni esempi giusto per essere più chiari. Errore di centratura sul punto, voglia di livello le centrate, immagine scarsamente focalizzata, obiettivo errato o obiettivo fuori portata. Questi errori possono essere minimizzati o addirittura eliminati, ed è responsabilità del professionista occuparsi della propria apparecchiatura ed eseguire gli interventi del caso. Il consiglio che mi sento di darvi è di utilizzare magari delle tabelle in cui potete tenere sotto controllo la valutazione dei vostri strumenti. L'ultima causa degli errori è la causa personale, ovvero le condizioni del professionista che si occupa delle misurazioni. Questo può essere influenzato da stanchezza, affaticamento, fretta o addirittura mancanza di competenza, e questo potrebbe diventare un bel problema per la raccolta dei dati. La cosa più importante per evitare questo tipo di problemi è sicuramente la preparazione di ciascun professionista e anche la responsabilità dello stesso di ogni cosa che fa. Mi raccomando quindi, fate attenzione quando effettuate i vostri rilievi in modo da poter minimizzare le conseguenze di questi errori. Nel prossimo video vi daremo consigli su come minimizzare questi errori. Intanto, se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao!